quasi 400 chilometri, 20 giorni di cammino e tanta musica. Il pellegrinaggio di Carlo Giulio Vecchini è arrivato a compimento e la sua chitarra, Mare di Mezzo, è arrivata fino a Papa Francesco. Si è concluso il 27 aprile il pellegrinaggio iniziato 24 giorni prima a Cortona del liutaio cortonese che nel 2015 aveva costruito una chitarra, Mare di Mezzo appunto, con i legni dei barconi dei migranti arrivati a Lampedusa. Lo strumento è stato poi scelto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite come simbolo della Giornata Mondiale dei Rifugiati e da allora è in perenne movimento. È così passato tra le mani di tanti artisti, tra cui Carlos Santana, Bob Geldof e ancora Jovanotti, Vinicio Capossela e tanti altri. Durante il viaggio verso la Santa Sede, Vecchini si è soffermato per alcuni piccoli concerti, tutto raccontato in un video diario. Il 27 aprile poi, in una piazza a San Pietro inondata dal sole, è stato ricevuto da Papa Francesco. È stato pazzesco, racconta, un'esperienza che è andata ben oltre ogni mia aspettativa. Papa Francesco è un uomo straordinario, semplice, sorridente, umano. Nell'incontro che ho avuto con lui ho ricapitolato brevemente la storia di Mare di Mezzo. Lui mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: che bella storia, ma adesso fammi sentire qualcosa. E così ho avuto modo di suonargli due accordi prima di salutarlo.